Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale Creazioni Lunari. Quest'oggi un video creazioni. Cosa ho fatto in questo periodo? Per chi mi segue su Instagram, avevo postato la foto di un mazzo di carte Modiano con le forbici. Ebbene sì, ho creato qualcosa con questo mazzo di carte. Fate conto che le carte le ho trovate in un baule dei ricordi, quindi sono carte millesimate, ragazzi. E sono delle carte piacentine o napoletane. Ora dirò un'eresia, naturalmente, perché lì c'è scritto piacentine, però io le ho sempre conosciute come napoletane. Ma ripeto, non essendo una giocatrice, insomma, compulsiva, dalla regia, anzi no, non Bravo. dalla regia, dalle Dai, Regio. quinte c'ho anche il suggeritore. Saluti. Non ti sentono? Saluto tutti. Eccolo, compare. Ciao. Come sono queste nuove creazioni? Bellissime, stanno già andando a ruba, ma anch'io incredulo, perché sono molto particolari, ma piacciono. Vi dico com'è nata la situazione. Eravamo a riposo, stranamente, avevo trovato sto mazzo di carte preso per imparare a giocare a questo tipo di carte. Guardo Fabio e gli faccio: amore, ma se io riuscissi a farci dei bijou? Lui mi ha guardato e mi ha fatto: ok, facciamolo. Quindi è nato tutto così. E ora vi mostrerò alcune delle creazioni che ho fatto, perché le devo mettere, cioè in realtà l'ho già vendute perché erano lì che le stavo preparando. Prendo questa, prendo questa, però volevo fare l'esposizione. Arriveranno anche, penso, delle collane e dei braccialetti, però devo ancora vedere. Intanto giro quello tutto dedicato agli orecchini. Allora, partiamo con i più piccolini della collezione, che sono quelli che destinerò a me perché mi piacciono. Perché mi non. No, perché mi piacciono, posso dire, è a me mi, non che non si può dire. E sono questi perni, ok? Questi perni al lobo con il simbolo dei denari. Penso siano denari. E comunque sono dei soli in realtà, che io ho ritagliato tutto dalle carte. E niente, questi saranno i miei. Di questi ne posso fare un pochino di più perché ho più disponibilità di pezzi, perché mi sono ritagliata tutte le carte. Poi passiamo ai semplici per poi arrivare ai complessi. Sono tutti orecchini lavorati con la tecnica dell'orecchino in carta, quindi cartoncini sovrapposti con miscela di colla e acqua, la carta e poi smaltati con vernici e montati a orecchino. Nessuno aveva avuto, almeno credo, io non l'ho trovata l'idea delle carte, a me è piaciuta tantissimo. E l'esposizione non poteva essere messa in altro modo se non su altre carte che avevate visto. Se non l'avete visto nel video della postazione creativa, avevo fatto delle targhette proprio con le carte da gioco. E quindi ora vi faccio vedere, quindi bando alle ciance e andiamo. Ho smaltato sia davanti che dietro perché volevo più resistenza possibile, soprattutto per la finitura che a me piace lucida. Allora, il primo paio, eccoli qua, ragazzi, cioè sono veramente bellissimi questi orecchini perché sono leggerissimi, come vi ho detto, sono carte, non sto scherzando. Carte buone, comunque, di un prestante Certo, importante, quindi dannata, l'ho ci vuole la detto. carta buona e non chiaramente Dove carte vai? mezze. Lui passa perché intanto sta facendo le sue attività social. No, più che social, anzi,
Se non mi seguite, Ecco, messaggio pubblicitario. seguiteci su Fan, tutto attaccato, mille bolle video, FAN, tutti i giorni Instagram. Instagram, Fan mille bolle video, bellissimo, Sarà anche Facebook, però Instagram ogni è più giorno un set divertente. nuovo, dai. La cosa particolare dei miei orecchini è che hanno tutti i cartoncini dietro, non necessariamente neri, ma anche di altri colori. Come vedete, sono molto lucidi, sono resistenti perché sentite il rumore? E anche questi sono veramente divertenti. Guardate. Ora, naturalmente. Sono particolari, Lo so. Poi vado avanti, velocissimo. Le spade. Bellissime, una tra le mie preferite, insieme ai tondi. Non so se le farai già No, vedere. ancora no. C'è tante altre produzioni, non copiate, mi raccomando. Prendete ispirazione, però, quello sì. Parte tanto non posso sapere quante Gli strati e tutto, spessore, però, cosa hai usato, però. insomma, questi, anche questi a me piacciono tanto. Poi ho fatto diverse prove perché avevo anche delle vernici vetrificanti color oro per fare i retro tutti dorati, però poi ho abolito la cosa perché. Cioè, vedete, viene lucida. Questa è una prova, eh. Viene lucida. Però mi sembrava un po' troppo strong. Però vediamo, non è mai detto. Ancora spade, dovrebbe essere il Fante. Non lo so, anche loro. La dimensione è la stessa in realtà. Ah, questi sono. Mi piacciono molto. Eccoli qua. Io penso siano i denari perché rappresentano le monete, non i soli, penso. Sì. Cartoncino nero dietro. Questi sono proprio bellini, eh. Sì. E insomma, con More mi cassano il video per il copyright, No, no, altrimenti. era un video nostro. Ah, ecco. Quindi non so manco in che parte l'avevo. E quindi sono molto molto carini. Poi questi messi in questo verso. Purtroppo la luce non è ottima perché avrei dovuto mettere un faretto. Però vabbè. Che ti ho rotto io, quindi momentaneamente. Eccolo qua. Fondale amaranto. Li ho lasciati volutamente con un fronte solo con la carta e dietro colorato perché secondo me non sto nemmeno a vederlo così. E i semplici sono finiti. Passiamo ai più complessi, più particolari e più innovativi, o meglio, non innovativi, perché secondo me sono innovativi tutti, nel senso che le carte sono abbastanza non comuni, ma sono un pochino più articolati, un pochino più particolari, un pochino più riempienti. Quindi passiamo subito con questi qua. Eccoli. Qui c'è sempre la carta. Fate conto che mi sembrano sono quasi 4 cm per 4, ma non sono proprio 4 cm. E sopra ci sono delle perle in vetro. Quindi il peso è solo quello della perla in vetro. Fondale sempre amaranto. Io non indossandoli. Eccoli là. Questi sono un pochino più adatti a chi, come me, ha magari un po' la mascella un pochino qua più sporgente e la carta piatta, non sembra un orecchione, e quindi scendono leggermente sotto. E vanno sul collo, quindi fanno un po' più di gioco, un po' più di movimento. Poi, naturalmente, avendo a disposizione solo un mazzo di carte, se vedete qualcosa che vi piace, insomma, ordinatelo. Sempre con le stesse pietre, ma in colorazione verde anziché ocra. Eccoli
Eccolo qua, le coppe. Anche loro molto carini. Naturalmente. Naturalmente, va bene, eccoci. Eccoli là. Questo mi sta anche bene oggi, vabbè. Poi passiamo alla ceramica. Questi qua con la perla in ceramica, che risultano ancora più leggeri di quelli con la perla in vetro, perché è più leggero proprio come materiale. Come vedete, il fondo è rosso e questo è l'effetto. Molto brilluccicosi, perché con lo smalto sopra ha dato, essendo smaltati, ha dato molta più luminosità. Poi abbiamo questi qua, gli estrosi, sempre elemento in ceramica, non posso parlare solo di perla perché non c'è solo la perla. Base verde, orecchino totalmente verde, quindi elemento col cuore e la perla. Cioè, guardate che carini, molto carini. Il fondo del cartoncino è verde, quindi per chi ama il verde sono indicatissimi. Poi, sempre ceramica, sempre un orecchino diverso dall'altro. Questo paio con la figura sagomata, secondo me è carina. Poi faccio star fermi. È carina anche così. E qui avete la perla in ceramica e un elemento invece in metallo, una rosellina. Vi faccio vedere la rosellina, anche se si vedrà meno della perlozza. Eccolo qua, molto carino. Poi, naturalmente, io li ho pensati così. Se mi dite, a me piace il fante di bastoni, però lo voglio con la rosellina, io vi metto la rosellina, non c'è nessun tipo di problema. Un altro estroso, questo paio, sono denari di dimensione diversa, di colori di fondo diversi, perché questo più grande è nero e questo è giallo e di dimensioni diverse. L'orecchino gioca per contrasti, quindi una parte più piana e una parte più vuota. Ve lo faccio vedere. Vediamo se riesco. Vedete che è molto particolare il gioco che si crea di questo pezzo unicissimo, perché non ho altri soli di queste dimensioni. Quindi se vi piace, affrettatevi. Poi le spade, sempre con l'elemento rosso. Devo metterci la carta blu così si notava di più. Però vabbè, la cambierò. Guardate che carini. E dietro è rosso l'orecchino. Questi sono leggermente, come vedete, è di qua, stondati internamente. Ed infine l'ultimo orecchino per il momento, questo qua è caduto, questo qua con i perni, questo è un amore, anche questo pezzo unico perché non ci sono altri soli di questa Detto anche dimensione. pezzo più unico che raro. Bravo! E questo qua è il gioco che fa all'orecchio. Molto molto particolare. Allora, questi erano i miei orecchini. Non so se collegherò un video all'altro, ma già siamo a 14 minuti, quindi presuppongo di no. E manderò online intanto questo, poi vedremo se riuscirò a girare anche il video creazioni sempre carte con le collane e i braccialetti. Vediamo. E io vado a esporli. Mi raccomando, seguitemi su Creazioni Lunari o creazioni trattino basso lunari per quanto riguarda Instagram. Lasciate un like se vi è piaciuto qualcosa di questo video. Se
Se avete bisogno di informazioni, prezzi, contattatemi, io sono a vostra disposizione, vi ringrazio tantissimo e alla prossima. Ciao! Ciao!